lungo e complicato iter amministrativo e un confronto costante con l'ex provincia di Reggio Calabria, oggi città metropolitana, ci sono voluti 10 anni per raggiungere l'obiettivo. Ieri si è inaugurata la nuova sede dell'Istituto Professionale di Stato di Locri, bella e funzionale. Una ricca ed emozionante cerimonia ha accompagnato l'inaugurazione. Alla presenza delle autorità scolastiche e cittadine, il sindaco facenti funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, insieme al dirigente del settore dell'edilizia della città metropolitana, Pino Mezzatesta, e allo stesso sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, hanno tagliato il nastro del nuovo istituto scolastico, da oggi finalmente a disposizione della comunità scolastica della Locride. Ora, dice il primo cittadino di Locri, si rinnova l'impegno per far partire al più presto i lavori di realizzazione della sede dell'istituto alberghiero. Anche lì da 10 anni si attende una nuova struttura con un finanziamento già stanziato di 6,5 milioni. Allora, è un istituto, diciamo, moderno e funzionale, costruito secondo i moderni canoni costruttivi, quindi antisismici. Si compone di circa 20 aule scolastiche più una decina di laboratori. All'interno c'è anche una spaziosa palestra. Possiamo dire che finalmente, dopo quasi, diciamo, 50 anni e dopo aver allocato la sede coordinata di Locri in edifici non progettati e costruiti per essere adibiti a scuola, finalmente si riesce a dare una sistemazione decorosa e dignitosa a un istituto scolastico che ha formato generazioni di artigiani, che è stato sempre un punto di riferimento nella fascia ionica tra Monasterace e Reggio Calabria, l'unico istituto professionale che insiste appunto nella fascia ionica, e siamo veramente contenti per la sistemazione che diamo finalmente dopo tanti anni ai nostri studenti. La scuola è un presidio di cultura e di legalità e quindi vogliamo essere un punto di riferimento e in collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali, culturali, le autorità civili e religiose del nostro territorio. I segreti sono che è la prima grande scuola nuova che realizziamo dopo penso 20 anni. È importante sia per la città, sia per quindi la città di Locri, sia per la città metropolitana di Reggio Calabria. È un istituto importantissimo, 4.800 metri quadrati di sviluppo su più piani, palestra, domotica, aule oltre 50 metri quadrati per il locale, diciamo. È una struttura all'avanguardia, una struttura importantissima che probabilmente permetterà, sicuramente, non probabilmente, permetterà ai ragazzi di vivere davvero in una scuola all'avanguardia, nuova, confacente alle migliori e alle attuali esigenze che ci sono. E poi gli spazi enormi, laboratori, è il meglio che oggi la scuola può dare. Non è l'ultima, sarà solo la prima. Noi stiamo realizzando una serie di altre strutture importantissime sull'Ocri. Questa è importante in maniera particolare perché nasce con un finanziamento che si chiama Forever, un finanziamento che la Regione Calabria molti anni fa diede subito dopo la dipartita del povero Fortunio, e che ci ha permesso di avere un cospicuo finanziamento per ristrutturare tutte le scuole della Locride. Oggi è un momento importante, però io sono convinto e sono sicuro che questo è il primo di una lunga serie.